È l'una in questo momento, buonasera, benvenuti al telegiornale della notte, telegiornale che cercherà di raccontarvi di questo fine settimana, innanzitutto un fine settimana decisamente impegnativo, non solo e non tanto per le elezioni regionali, che sono comunque un test, sebbene ovviamente limitato, ma soprattutto per quello che sta succedendo a Bruxelles, perché si stanno analizzando e mettendo a punto gli ultimi giudizi sulle leggi di stabilità di tutti, quindi compresa ovviamente anche la nostra. E martedì 24 poi appunto ci saranno i responsi. E allora non a caso oggi il ministro dell'economia questa sera, Piercarlo Padoan, ha reso noto il testo della lettera che ha inviato in particolare al commissario economico, il francese Pierre Moscovici, per elencare tutto ciò che noi abbiamo fatto, i dati, quelli positivi che ci sono comunque della nostra economia, ma soprattutto i passi avanti nelle riforme, a cominciare dal Jobs Act che oggi ha cominciato il suo iter appunto di voto alla Camera, si sono votate le eccezioni di incostituzionalità e che secondo proprio le parole dello stesso Matteo Renzi dovrebbe concludere il proprio percorso il 9 di dicembre. Piercarlo Padoan scrive alla Commissione europea in vista del verdetto sulla legge di stabilità che arriverà martedì prossimo. Il ministro dell'economia si dice fiducioso in un chiaro appoggio, un ultimo tentativo di ricordare tutto quanto l'Italia sta facendo per uscire dalla crisi nel rispetto delle regole di bilancio europee. Padoan nella missiva ricorda l'ambizioso piano di riforme varato dall'Italia e volto a rafforzare non solo l'assetto istituzionale ed a favorire la ripresa che per il 2015 appare ancora timida e fragile, ma anche l'occupazione. La lettera indirizzata al commissario Pierre Moscovici spiega anche che il debito italiano è uno dei più sostenibili, sottolineando che l'aumento del rapporto tra debito e PIL non è dovuto ad una mancanza di rigore, ma ai contributi italiani per la stabilità finanziaria dell'euro, oltre che riflettere i mancati introiti dovuti alla crisi. Padoan inoltre ribadisce l'impegno del governo italiano per il suo ambizioso programma di privatizzazione delle imprese e delle attività statali. I proventi sono stimati nel biennio 2015-2017 a circa lo 0,7% del PIL e saranno interamente destinati alla riduzione proprio del debito. Infine, tra le molte riforme, il ministro dell'Economia cita il Jobs Act, che a suo modo di vedere influirà anche sulla sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, che è già uno dei più solidi grazie alle riforme del passato. È evidente che con la lettera appena inviata l'Italia sente il bisogno di puntualizzare gli sforzi fatti nell'incertezza dovuta all'orientamento della Commissione che sta valutando la nostra legge di bilancio. Se sarà ancora guidata da Falchi, allora non solo al nostro paese ma anche alla Francia potrebbero arrivare le solite richieste di fare di più su debito e deficit, compromettendo gli sforzi per agguantare la ripresa prima possibile. E che però appunto lo stato dell'economia europea non sia roseo non è certo una novità. E a ribadirlo oggi è stato ancora una volta il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha detto che la situazione economica nell'area euro resta difficile, una ripresa forte è improbabile nei prossimi mesi, la fiducia e le prospettive economiche sono appunto fragili e sono alimentate da bassi investimenti. Il risultato in borsa è stato che le borse sono andate benissimo, in particolare Milano addirittura al 3,88 è stata la migliore in Europa. Perché? Beh, per quello che noi possiamo definire il paradosso Draghi, perché il presidente della BCE ha anche detto che ovviamente per cercare di risolvere questa situazione la Banca Centrale Europea farà tutto ciò che è in suo potere, a cominciare appunto da quella campagna di acquisto di titoli di Stato, ma non solo, che è stata contrastata dalla Germania, ma che Draghi ha già annunciato e le borse dunque di conseguenza hanno per l'appunto festeggiato. Però il problema dell'occupazione, almeno nel nostro paese, resta ovviamente centrale e fondamentale e oggi a Napoli c'è stata la manifestazione prevista per il Sud, come ricorderete c'era già stata un'altra manifestazione a Milano, appunto della FIOM, e oggi è toccato a Napoli. C'era anche il segretario generale della FIOM Landini, che intervistato ha detto una serie di cose che hanno reso ancora più incandescenti, diciamo così, i rapporti fra Landini e Renzi. Poi Landini si è anche scusato, ma insomma ormai la frittata era fatta.
La giornata politica è scossa da una frase del segretario della FIOM, Landini, anche se dopo qualche ora rettificata, durante lo sciopero di categoria contro il Jobs Act a Napoli. Infatti il leader dei metalmeccanici durante un'intervista televisiva dice: le persone oneste non votano Renzi. Questa volta però non c'è il solito botta e risposta tra Palazzo Chigi e il sindacato. Matteo Renzi non reagisce, anche se nelle stesse ore parla davanti ad una platea di imprenditori. Lo fa invece il suo partito. Il primo a ribattere è il presidente dei Democratici, Matteo Orfini, che così sottolinea: dire che il governo non ha il consenso delle persone oneste offende milioni di lavoratori che nel PD credono. Spiace che a dirlo sia un sindacalista. Ma è anche il principale alleato della coalizione, l'UDC, che fa quadrata attorno al Premier. Maurizio Sacconi, capogruppo al Senato, stigmatizza: le parole di Landini sono come pietre. Ci tiene a chiarire la propria posizione anche il presidente della Confindustria, Squinzi, che spiega: personalmente mi ritengo una persona molto onesta, non onesta, di più. Credo che questo Paese abbia bisogno di un nuovo clima di relazioni industriali. Il vuoto attorno alla FIOM, insomma, è vastissimo, al punto che il diretto interessato corre ai ripari e dice di essere stato frainteso. Io penso che i lavoratori dipendenti, spiega, siano senz'altro in quella parte del paese di onesti che pagano le tasse, ma non ho mai pensato che chi è lavoratore autonomo non lo sia. E se non sono stato chiaro me ne scuso, ma cerchiamo di evitare di strumentalizzare e aprire un dibattito su una dichiarazione mal riuscita e che comunque non affronta i problemi reali del Paese. Matteo Renzi invece lascia perdere le polemiche, diffonde l'hashtag Basta Insulti, rivendicando il risultato di un accordo appena firmato a Palazzo Chigi per la ferriera di Trieste. Si salva il lavoro, aggiunge, tenendo le fabbriche aperte, non giocando a chi urla di più. Ma a tenere l'attenzione è Susanna Camusso, che dichiara: lo sciopero non è un gioco, ci sono alcune persone che hanno come unico scopo quello di costruire contrapposizioni con l'iniziativa dei lavoratori, forse potrebbero dedicare il loro tempo a qualcos'altro. E per quello che invece riguarda Matteo Renzi, anche lui ha subito forti contestazioni questa sera a Cosenza, perché un gruppo di manifestanti ha cercato per l'appunto di forzare il cordone di sicurezza che era stato predisposto intorno all'area dell'auditorium del liceo Guarasci, dove appunto il Premier era atteso per la chiusura della campagna elettorale in Calabria. Ci sono state, lo vedete, cariche della polizia, lanci di lacrimogeni, 3 poliziotti sono rimasti contusi e un manifestante è stato ferito alla testa. I manifestanti chiedevano reddito, casa e lavoro e la situazione è stata tesa, insomma, per tutta la giornata, anche perché fra l'altro a Cosenza c'era anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che era impegnato anche lui nella chiusura della campagna elettorale, che vi ricordo riguarda appunto l'Emilia Romagna e la Calabria. Si vota domenica e lunedì. Oggi pomeriggio invece alle 5 a Roma c'è stata una visita a sorpresa. Il Presidente della Repubblica Napolitano è andato da Papa Francesco. La visita era assolutamente privata, però immediatamente sono iniziate tutta una serie di congetture per il valore che è stato attribuito per l'appunto a questa visita e che è legato in qualche modo, così almeno si pensa, alle possibili, probabili dimissioni imminenti del Presidente della Repubblica. Per quello che riguarda invece il Papa martedì andrà a Strasburgo, perché lì pronuncerà un discorso alla sede locale appunto del Parlamento europeo. 1 ora e 20 minuti di colloquio, un faccia a faccia inatteso, a sorpresa e strettamente privato. Protagonisti nella Domus Santa Marta in Vaticano, Papa Francesco e il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. In un'atmosfera, fanno sapere dal Quirinale e dalla sala stampa vaticana, che ha confermato l'intensità e l'affabilità del rapporto personale tra i due. A questo si limitano i commenti ufficiali, ma certamente questo incontro e la sua forma, che mai come in questo caso può diventare sostanza, nella testa di molti rievocheranno le indiscrezioni rilanciate da Repubblica non più tardi di un paio di settimane fa circa un napolitano ormai al passo da Dio, pronto a lasciare la propria carica a fine anno al termine del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. E dunque non saranno in pochi ad interpretare questa breve, improvvisa e privatissima visita come un commiato tra il capo dello Stato e il pontefice. Un'interpretazione, una esegesi che di sicuro per il momento non troverà alcuna conferma ufficiale. Quel che è certo è che questo incontro arriva a poco più di un anno di distanza dalla visita di Papa Bergoglio al Quirinale, datata 14 novembre 2013, e 17
7 mesi dopo il primo ingresso di Giorgio Napolitano all'interno delle mura leonine sotto il pontificato del Papa argentino. Si trattava anche della prima visita di un capo di Stato al pontefice da poco eletto, mentre i due si erano incontrati per la prima volta in assoluto nel marzo 2013 in occasione della messa di insediamento del Santo Padre. Era l'8 giugno dello scorso anno e il capo dello Stato era accompagnato dall'allora ministro degli esteri Emma Bonino, una visita programmata e annunciata in una parola ufficiale, del tutto diversa da quest'ultima, e se sarà stata l'ultima in assoluto lo potranno dire solo i prossimi mesi. Andiamo negli Stati Uniti, ci sono 5 milioni di immigrati irregolari che invece verranno appunto regolarizzati per decreto, lo ha proposto, lo ha deciso il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sfidando in qualche modo anche i repubblicani, e però appunto la risposta del Partito Repubblicano non si è fatta assolutamente attendere, tant'è che infatti hanno denunciato l'amministrazione Obama sull'Obamacare, la riforma della sanità, e il ricorso ai giudici crea un precedente proprio appunto per bloccare i fondi necessari ai decreti esecutivi del Presidente, dunque anche alla appena nata riforma dell'immigrazione, attraverso la quale invece i democratici contavano poi di ottenere un consistente vantaggio alle prossime elezioni presidenziali. Non a caso questa sera infatti erano in tanti, per esempio soprattutto ispanici, a manifestare ovviamente la loro gioia davanti alla Casa Bianca. Invece non è sicuramente stata una fiaccolata di gioia, non poteva che essere diversamente, quella che si è svolta sempre in serata a Casale Monferrato per protestare a 2 giorni dalla sentenza che ha deciso che era stato prescritto il reato di disastro ambientale per la vicenda Eternit. E proprio oggi, proprio in questa giornata, invece è arrivata un'altra sentenza molto importante che riguarda sempre una serie di vittime dell'amianto. Qui però stiamo parlando di Fincantieri a Palermo, ma il reato per il quale invece in questo caso 3 persone sono state condannate, 3 ex dirigenti di Fincantiere, è stato l'omicidio colposo, e questa volta la Cassazione ha detto sì. Ad appena 2 giorni dalla prescrizione della condanna per l'Eternit, la Cassazione oggi ha emesso una sentenza di segno totalmente opposto, ed anche in questo caso si parla di vittime uccise dall'amianto. La Suprema Corte ha infatti confermato le condanne per i 3 dirigenti dello stabilimento Fincantieri di Palermo, dove per anni si è lavorato la polvere bianca senza alcuna precauzione. Di mezzo però c'è una differenza giuridica sostanziale. I 3 dirigenti infatti sono stati condannati in via definitiva per omicidio colposo plurimo, mentre l'unico imputato del processo Eternit doveva rispondere di disastro ambientale, reato che secondo la Cassazione è stato prescritto perché gli stabilimenti di Casale Monferrato erano già chiusi dal 1984. A Palermo invece i magistrati hanno puntato direttamente all'omicidio colposo, che nei fatti ha retto anche la prova dell'ultimo grado. I 3 dirigenti della Fincantieri erano già stati condannati in primo e secondo grado per la morte di 37 operai. La Cassazione ha deciso che alcuni di quegli omicidi, le morti avvenute tra il 98 e il 2000, sono state prescritte e dunque le pene inflitte in via definitiva sono state ridotte, tutte intorno ai 3 anni, con un risarcimento di 5 milioni di euro. Gli avvocati e i parenti delle vittime sono soddisfatti, ma anche loro, proprio per questo, esprimono la necessità di cambiare la legge. Oggi anche il Premier è tornato sulla questione. Il dolore non viene prescritto, ha detto Renzi. E mentre a Roma, in Parlamento, si tenta di accelerare la riforma della prescrizione, a Torino il procuratore Guariniello, che si è occupato del processo Eternit, ha già contestato una nuova accusa nei confronti del miliardario svizzero Stefan Schmidt-Heini. Omicidio volontario di 256 persone. Una strada non percorribile, sostengono i difensori di Schmidt-Heini, perché non si può processare una persona 2 volte per gli stessi fatti. 1:13 è il momento di dare la linea a Luca Speciale per lo sport. E allora buonanotte, sabato ormai inoltrato, dopo la parentesi tutt'altro che tranquilla della nazionale, torna il campionato, lo fa subito ribadendo il duello al vertice tra Juventus e Roma. La Juventus farà visita alla Lazio, ma oggi a far parlare sono state soprattutto le parole di Andrea Agnelli, che ha in qualche modo riabilitato Luciano Moggi e poi ne ha approfittato per attaccare l'Inter ancora il tema. Lo scudetto del 2006. Nello stesso servizio sentiamo anche Allegri.
che sta sul braccio. Calciopoli resta una ferita aperta, soprattutto per la Juventus, e Andrea Agnelli non perde occasione per punzecchiare l'Inter. Stavolta però il presidente bianconero alza il tiro, riabilitando addirittura Luciano Moggi, l'ex direttore generale coinvolto nello scandalo del 2006. Possiamo perdonarlo, ha fatto la nostra storia, dichiara Agnelli, prima di puntare l'indice contro i nerazzurri. Si sono comportati come Moggi, eppure hanno ottenuto uno scudetto a tavolino, aggiunge il numero uno juventino, piazzando l'ennesima bordata nei confronti del club di Tohir e Moratti. Da parte sua, Luciano Moggi replica di non aver nulla da farsi perdonare, ma le parole di Agnelli gettano altra benzina sul fuoco delle polemiche nel giorno del disgelo tra la Juventus e la Nazionale. Massimiliano Allegri tende una mano ad Antonio Conte, proponendo un confronto tra il CT Azzurro e tutti gli allenatori di A per il bene del calcio italiano. Credo che bisogna un attimino confrontarsi, tutti gli allenatori, per cercare di migliorare quello che possiamo noi migliorare a livello di campo. Poi dopo le altre cose devono essere migliorate da altri organi di competenza. Il calendario impone la visita alla Lazio. Allegri rivela di essere stato la scorsa estate molto vicino alla panchina dei biancocelesti. Domani recupera Pirlo, candidato alla staffetta con Vidal. Un modo per non sprecare energie in vista della Champions League di mercoledì a Malmo. In difesa e sugli esterni è sempre emergenza contro un avversario quotato. È una squadra che viene da una sconfitta, quindi troveremo una squadra molto arrabbiata. Cercherà di crearci delle difficoltà. È una squadra che può ambire ad arrivare terza. Allora, avete sentito Allegri che tende la mano a Conte, ma nei giorni scorsi aveva un po' provocato gli avversari della Roma, aveva detto se arrivano secondi sarà un fallimento. Oggi, alla vigilia della sfida dei giallorossi a Bergamo contro l'Atalanta, ha risposto Garcia, che ascoltiamo. È un Rudy Garcia carico, quello della vigilia, che non si è sottratto alla polemica, rispondendo ad Allegri che nei giorni scorsi aveva detto che per la Roma il secondo posto potrebbe essere un fallimento. Non abbiamo bisogno di dichiarazioni esterni per metterci la giusta pressione noi di aver la voglia e la fame di vincere tutte le partite. L'insidiosa trasferta di Bergamo apre un ciclo di partite verità, 7 finali, li ha definite il tecnico francese. La netta vittoria sul Torino prima della sosta ha riportato entusiasmo dopo la doppia sconfitta in 3 giorni di Monaco e Napoli. Ma è anche vero che l'ultimo successo in trasferta risale a 2 mesi fa. A Bergamo non ci sarà Francesco Totti, squalificato, toccherà a destro sostituirlo. Affiancato nel tridente dagli AI c'è uno tra i Turbe e Florenzi, tornato disponibile come anche Astori. Niente da fare invece per Maicone, naturalmente Castan, che verrà operato al cervello e al quale Garcia ha voluto rivolgere un pensiero particolare. Adesso penso che lo dobbiamo lasciare tranquillo soprattutto, e niente di più, ma lui è non solo un grande campione ma anche un guerriero e tornerà al 200%. Se Atalanta-Roma aprirà la 12ª giornata, a chiuderla sarà Milan-Inter, il derby che segnerà il ritorno sulla panchina nerazzurra di Roberto Mancini. Antivigilia con i rispettivi presidenti protagonisti, da una parte Silvio Berlusconi, dall'altra Eric Tohir. Il primo è tornato a Milanello per la consueta visita del venerdì. Pranzo con Adriano Galliani e Pippo Inzaghi, poi discorso di 10 minuti alla squadra. Segno che il momento è delicato perché la vittoria manca da 1 mese e mezzo. Eric Tohir invece ha spiegato le prossime strategie nerazzurre all'assemblea dei soci. Sintonia totale con Roberto Mancini, con il quale verrà messo a punto il mercato di gennaio. Prima però è fondamentale risalire posizioni, fare punti subito, a cominciare da domenica. Questo è il monito del presidente nerazzurro. Roberto Mancini punterà su un'Inter più tecnica, con Kovacic schierato alle spalle di Icardi e Palacio. Inzaghi medita di rinunciare alle 3 punte e utilizzare Torres come unico terminale offensivo, con Menez libero di agire alle sue spalle. L'ultima notizia riguarda la finale della Coppa Davis, perché ha fatto un certo scalpore un irriconoscibile Roger Federer, che è stato sconfitto ed è crollato sotto i colpi di Monfils. Vediamo le immagini, permettendo così alla Francia di pareggiare i conti con la Svizzera al termine di questa prima giornata della finale di Coppa Davis che si svolge a Lille. Impreciso e poco determinato, più che impacciato fisicamente dall'infortunio alla schiena, il 33enne fuoriclasse di Basilea, lo vedete, numero 2 del tennis mondiale, è stato sovrastato e sono bastati appunto il minimo dei set 6-1, 6-4, 6-3, i parziali in 1 ora e 46 minuti.
perché il francese vincesse, francese Monfil, numero 19 del ranking mondiale. Questa è la Coppa UEFA, la Coppa Davis che si assegna in queste ore. A te Flavio. Va bene, è 1:19, io direi che possiamo chiudere e andare a letto. Buonanotte.